Innanzitutto differenzierei le precauzioni da prendere nelle regioni in cui sono in atto dei focolai significativi, come la Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nel quale tutto sommato è raccomandabile alla gravida che va al supermercato, che deve di fatto frequentare luoghi affollati, di impiegare la mascherina e di lavarsi le mani. Però queste due cose apparentemente semplici devono essere ben spiegate, altrimenti possono ottenere l'effetto opposto. Innanzitutto la mascherina va messa, usa e getta. Non si prende la mascherina, ci si sta in giro 3-4 ore, poi la si mette in tasca, la si tira fuori e la si rimette il pomeriggio. Quindi la mascherina si mette, si usa, si toglie e si getta. Si toglie senza toccarla e poi ci si lava le mani prima di fare altre cose. Questo virus ha una sopravvivenza sulle superfici molto più lunga del virus dell'influenza, quindi fino a 72 ore. E quindi magari voi toccate una maniglia di una porta della casa di un amico e quella maniglia potrebbe essere una fonte di contatto. Quindi poi prima di fare altre cose vi lavate le mani. Quindi il lavaggio delle mani è purtroppo importante, banale ma importante, va fatto bene. Altre precauzioni francamente oggi per le gravide non ce ne sono, anche perché tutto sommato ad ora il rischio delle gravide non risulta essere tale ad esempio come quello dell'influenza, è invece un virus importante e molto a rischio per la donna in gravidanza e il suo bambino, non così per questo virus. Qui dobbiamo ragionare in termini di principio, perché noi sappiamo che nei soggetti anziani colpiti da questo virus, interessati da questo virus, essere diabetici, essere sovrappeso, avere l'ipertensione, essere grandi fumatori è un fattore di rischio. Quindi per la gravidanza possiamo immaginare che chi ha diabete gestazionale, chi è obesa, possa, come dire, rappresentare un fattore di rischio, ma di fatto non ci sono casi noti, pubblicati, che ci consentono di rendere vera questa ipotesi. Quindi direi per tutte le gravide le indicazioni che abbiamo dato prima, indipendentemente dalle patologie. Nei rari casi in cui la donna in gravidanza risulta contagiata dal virus e sintomatica, ci si è posto il problema di che cosa fare. Ora, noi sappiamo, per quanto è noto adesso, ma sono informazioni ragionevolmente molto solide, condivise a livello internazionale, questo virus non attraversa la placenta, quindi se la mamma è infetta, non infetta anche il bambino e quindi non è un problema per il bambino, né durante la gravidanza né durante il parto, tant'è che si preferisce raccomandare il parto naturale in caso di donna infetta con Covid-19, e non il cesareo, che invece è più a rischio di trasmissione. Sul parto, al di là delle linee guida generali per cui è meglio il parto vaginale rispetto al parto cesareo, quello che dobbiamo sapere è che ogni ospedale, soprattutto i grandi ospedali come il nostro, hanno ormai da settimane realizzato dei percorsi sicuri separati per la donna con sospetto infezione da Covid e a maggior ragione per la gravida con un'infezione da Covid, quindi sono camere separate, sale parto separate, personale dedicato, sistemi di protezione ad hoc per il personale e per la mamma e per l'accompagnatore, quindi l'ospedale ha previsto da tempo questi percorsi in modo tale da far sì che per il singolo caso, per ora, i pochi casi che si sono presentati sospetti, non ci sia una commistione con i flussi normali di signore che vengono a partorire normalmente qui in Mangiagalli. Al mio centesi e villo centesi sono due procedure ormai che si fanno non più solamente per l'età ma in base a esami di screening, quindi fortunatamente sono molto ridotte. In ogni caso, in qualunque situazione in cui la donna abbia tosse, febbre, febbricola o problemi di questo genere, indipendentemente dall'epidemia attuale di Covid, l'amniocentesi si posticipa fino alla guarigione, a maggior ragione la villocentesi. Quindi anche in questo caso, ovviamente, la risposta è no. Se la donna ha sintomi respiratori e ha un Covid-19, a maggior ragione non si fa amniocentesi e villocentesi, si posticipa.
Siete in gravidanza e normalmente la gravidanza prevede dei controlli importanti. Allora, cosa fare in questo caso? La decisione condivisa tra tutti i centri di nascita lombardi e con le autorità sanitarie è che l'attività ambulatoriale rimane aperta negli ospedali, quindi le visite ambulatoriali sono aperte e sono necessarie e fatele. Di cosa diversa sono i corsi di accompagnamento alla nascita? Sono importanti, lo sappiamo, però comportano l'essere assieme più persone e questo giustamente in questo momento le autorità sanitarie ci dicono che è una precauzione che va presa, quindi i corsi di accompagnamento alla nascita sono chiusi, cercheremo nel più breve tempo possibile di mettere in rete delle informazioni essenziali in modo tale che quei contenuti che di solito diamo nei gruppi di lavoro con le signore gravide li daremo via internet. I sintomi sono i sintomi di qualunque affezione delle vie respiratorie, quindi la secchezza del naso e della gola e poi il muco della gola e poi la difficoltà, piccole difficoltà respiratorie, la tosse, la sensazione di fare fatica a respirare, il respiro frequente, tutti i sintomi che possiamo immaginare siano quelli dell'influenza, se mai l'avete avuta, speriamo di no, o di sintomi respiratori anche più lievi. Ecco, nel qual caso, innanzitutto chiedete un consiglio sui vostri sintomi al medico curante. Se la sensazione è che questi sintomi siano acuti e gravi, naturalmente dovete accedere a un pronto soccorso ostetrico che provvederà a quello che deve fare, e isolarvi, capire se siete positivi o, come molto più probabilmente, avrete una banale influenza o un banale raffreddamento.